in feudo a Orlando d'Aragona, fra l'altro suo zio, che era figlio legittimo di Federico III, gli dà aula. Ma questa cosa dura 3 mesi. Nell'aprile avviene il provvedimento, a luglio Orlando d'Aragona, che era uno dei sostenitori del re, viene ucciso in un agguato a Caltanissetta. Dopo un paio d'anni troviamo Aula data in feudo a Giovanni Alagona, Alagona, un altro, insomma, no? Con la L, Alagona. Come? Giacomo Alagona, Sì, Alagona. fratello di Artà Alagona. No, 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 quello è un No. altro ancora, ma appartiene a quella famiglia. Ma non era fratello. C'è un Giovanni Alagona, fratello di Artà Alagona, questo è un altro, ma sempre di quella famiglia, un altro Ok. Giovanni. E questo avviene nel 62-63. Ad Aula abbiamo nelle carte qua dell'archivio comunale, sempre se c'è su, se non sanno per noi, non lo so, fate voi. No, okay. Questa roba è città del commercio, può succedere di tutto anche questo, no? Ebbene, in questa nota di città del commercio, fra i documenti, fra le carte che c'è un contenzioso alla fine del 700, fra gli eredi di questi vecchi signori di Aula e il comune di Aula, ebbene, fra le carte. C'è una documentazione ampia di tutte queste vicende di cui io vi sto parlando. Erano già state pubblicate nel 500 da Gianluca Barberi, però che sono molto ben descritte. E il famoso Gubernale le aveva letto qui. Gubernale, non voglio dare un dispiacere all'amico Basile, io lo rispetto, lo voglio bene, eccetera, insomma, no. Però Gubernale, insomma, vabbè. Va bene, tante Il volte. padre della storia di Aula, diciamolo. Se lui mio pazzo ci sono tutta una maniera, ma lasciamo perdere, va. Io sapevo che una volta era Erodoto il padre della storia greca, insomma, a combinare il padre della storia. Boh. E allora? C'è sempre un pannolo che l'aspetta. Artale, eravamo arrivati. Eravamo arrivati. Quindi, Giovanni Alagone. Aragon. A Aula, quindi viene fatto barone di Aula, poi siccome questo si ribella al re, dopo un paio d'anni, si dice è accusato di felonia, insomma, è un bell'uomo, uno che tradisce il re ci leva Aula Nauzzona e per un po' rimane, diciamo, indipendente, fa parte del demanio, non appartiene a nessun barone. Questo dura fino per qualche anno, che poi nel 1365 a Ragusa il re firma un documento per cui Aula viene data a Federico, figlio dell'Aragona del 1362, che quel signore che gli Aulesi nel 75 uccideranno con una rivolta popolare. Sì. Poi c'è un periodo di trambusto. In seguito alle vicende della storia siciliana, evidentemente. Gli Aulesi non so si agitano negli anni 90, per ragioni che non vi illustro, se no ce ne andiamo troppo lontano. E nel 1392 il re ordina ai nutriciani di non venire in soccorso degli Aulesi, che si erano nuovamente ribellati, per altre ragioni che non illustriamo. Finché nel 1398, ripeto, Parlamento di Siracusa, quando la reazione monarchica dei Martino I, Martino II, vince, e allora Aula viene assegnato di nuovo ad un discendente della famiglia degli Aragona. Da allora incomincia il governo degli Aragona ad Aula. Chiaro. Però cosa succede? Ecco, sul piano nostro topografico, eccetera, eccetera. Beh, qui abbiamo tutto un periodo che dura il 300 e il 400, diciamo, di crescita di questa comunità. Quanti abitanti faceva Aula allora? Diciamo subito che non è che ci fossero nel 300, come? Documenti.
domande ci sono, che ci fossero rivedi, censimenti, eccetera, eccetera. Tranne uno del 1676, nel quale non compare Aula, come non compare Buccheri, non compare Francavilla, non compare Catania, per una serie di ragioni, che se nel 1675 l'Aula c'era stata la rivolta e hanno ucciso il barone, capite che chi doveva riscuotere ha risparmiato l'Aula per ragioni di opportunità politica, insomma no, che evidentemente magari tanto c'era gente che sarebbe candidata. Non è che solo oggi, sì, per cui uno diventa sindaco, uno diventa sindaco e pensa solo a preparare a candidare, se no, queste erano cose cattive della prima repubblica, però nella seconda queste cose non si fanno. Nella seconda repubblica si è onesti, puliti, tutti, tanto è vero che insomma a Roma hanno cambiato, cioè Roma non si chiama Roma capitale, si chiama Sacciolomo, insomma, no, ma questo è della prima repubblica, nella seconda non c'è, insomma, no? E allora torniamo alla nostra Aula. Ma io posso dire la vostra, insomma, se no certo. Non la posso dire, certo. L'avevo visto. Quindi sostanzialmente dicevo, la popolazione ad Avola nel corso del 300, come in tutta la Sicilia, ha una crescita, però c'è una grandissima cesura fondamentale, che è il 1348 è l'anno in cui c'è la famosa peste nera di cui parla anche il Boccaccio nel Decamerone. È una peste nera che ha un impatto tremendo in tutta l'Europa, sì. La popolazione viene decimata in tutta l'Europa, le campagne sono proprio, se lo dico, addirittura deserte, quindi anche le nostre zone subiscono questa tragedia e la monarchia è in difficoltà, perché l'unico che avrebbe potuto salvare questa monarchia siciliana era il duca Giovanni di Randazzo, che era figlio del re, era forte, energico, capace, muore anche lui con la peste, quindi succede in Sicilia il caos completo. Emergono ora i baroni e tutta la fine del 300 la storia siciliana è una storia di contrasti fra i grandi baroni, gli Alagone, i Chiaramonte, i Peralta. Addirittura nel 1372 c'è la cosiddetta stagione e l'accordo dei vicari, cioè sono quattro grandi signori e i quali proprio si sbattono di fatto la Sicilia, mentre c'è il re, ma il re è debolissimo, il re non ha nessuna... Alla fine del 300, come dicevamo, Aula diventa terra baronale e la popolazione all'inizio del 400 incomincia poco poco a crescere. Anche se le condizioni economiche non è che siano delle migliori. Nel 1439 c'è una rivolta ad Avola, le volete si ribellano un'altra volta. Questa volta la ragione sono le tasse. Siamo informati su questo ampiamente. Però negli anni 40 del 400, come sapete, inizia la produzione dello zucchero. Con il barone Piero d'Aragona inizia la produzione dello zucchero. Interessano probabilmente tutti i nobili siciliani, anche i Vassallo di Noto ed altri, anche il barone di Sortino cerca di produrre zucchero, la contea di Augusta, oltre che il palermitano, c'è cioè Ficarazzi e altri posti dove si produce zucchero. Però, dopo il primo boom della produzione saccarifera, poi c'è una crisi in tutte queste industrie siciliane. Da questa crisi Aula si riprenderà, non è vero che nel corso della seconda metà del 400 la produzione saccarifera ad Aula ritorna ad essere importante e Aula è il più importante centro di produzione saccarifera sicuramente del Mediterraneo occidentale, con un'organizzazione che potremmo definire tra virgolette capitalistica, se pensate
che ci lavorano centinaia di persone, se pensate che i signori di Avola hanno la loro agenda commerciale a Venezia nel 1454, un dale che è mandato lì per piazzare sul mercato di Venezia, che allora, sapete, era una delle grandi potenze economiche internazionali, lo zucchero di Avola, che si vende a Palermo, viene chiesto dovunque. La produzione dello zucchero è altalenante, però troviamo che la popolazione negli ultimi 30 anni del 400 cresce in tutta la Sicilia, per la verità, ma specialmente nella nostra zona e anche ad Avola. Per cui alla fine del 400 abbiamo la documentazione precisa che la popolazione d'Avola era 4.600 persone. Possono sembrare poche, possono sembrare molte, ma per allora non erano poche, perché anche le città importanti. L'industria era localizzata sempre perfetto, qui. Perfetto, sempre qua. E allora come viveva questa benedetta produzione saccarifera? Il signore di Avola, in questo caso gli Aragona, non ancora Aragona Tagliavia, questa produzione dello zucchero la facevano in due sistemi sostanzialmente. O in economia, cioè la facevano loro, come quando il comune fa in economia che sta c'è un servizio, no, cioè, dobbiamo fare la terza urbana in economia. Immaginate se ci riuscisse a Occaruna, perché non la fa in economia la gestione delle, che non mi dice magro, ma essere un bambino completo, insomma. Io questo posso fare amici, posso mandare il a travagliare, posso fare un costo per la città, no? Quindi o in economia perché la gestivano loro, ovvero un altro sistema, lo davano in gabella. Questo istituto, questi due istituti, li troviamo presenti dagli atti notarili. Nel 600 troviamo una forte presenza di messinesi, di siracusani, ma soprattutto messinesi, che gestiscono a gabella la produzione saccarifera di Avola. Che ce lo dicono al solito gli atti notarili, ce lo dicono gli atti dell'amministrazione degli Aragona. Questi signori che si pigliavano l'appalto della produzione saccarifera, si pigliavano anche l'appalto per quanto riguarda le rendite dello Stato d'Avola. Quindi, ad Avola che c'era la scannaria, ecco, la scannaria era un diritto che esercitava il signore di Avola. Cioè non è che uno si poteva aprire una macelleria, non era possibile. Questo servizio era un diritto del signore, il quale lo gestiva o in economia al solito con il suo personale o lo dava a gabella. Dico la scannaria per dirne una, ma tanti altri servizi. Quindi chi veniva l'appalto del cosiddetto Stato d'Avola gestiva tante volte la produzione dello zucchero e gestiva anche queste riscossioni, come gestiva per esempio il contributo che quasi annualmente la gente dava al signore di Avola. Quindi c'era ogni anno una specie di tassa che si raccoglieva da Avola Antica nei quartieri che abbiamo noi qua, no? Quindi il quartiere di Suso non era tanto, il quartiere delle Barze non era tanto, allora proprio si raccoglievano casa per casa il quantum un cittadino doveva dare a questo signor Marchese, a questo signor Barone di Avola. Quindi c'era tutto questo sistema. Ovvero per esempio il Barone di Avola e poi il Marchese di Avola sposare sua figlia. No. Allora i vassalli, che erano gli avolesi, anche loro contribuivano e si sollecitavano a questi nostri cari concittadini di allora altri soldi che la gente pagava per questo. Questa struttura feudale nel corso del 400 si realizza ad Avola in pieno. La struttura feudale di cui sto parlando ad Avola, io sono convinto che si realizza alla fine del 300.
professor Harry Bress ha scritto che si realizza nel 400, ma la vediamo nel 400, nel 500, nel 600, la vediamo realizzata, c'è proprio là sopra, dove ci sono tutte queste cose per cui si riscuotono queste tasse, si lavora nello zucchero, si dà in appalto, lo gestisce in economia. Quando si dà l'appalto, per esempio, nella convenzione dell'appalto c'è scritto 20 onze annuali da dare al convento dei padri Cappuccini. C'è scritto, veramente. 20 onze annuali da dare al monastero della Santissima Annunziata. 20 onze da dare al monastero, al convento dei frati zoccolanti, cioè dei frati di Santa Maria del Gesù. Quindi, oltre le condizioni generali della produzione saccarifera, ecco, in questo contratto che si faceva davanti al notaio, fra direttamente il barone di Avola o un suo delegato, leggermente era il segreto che lo faceva, anche senza essere masso, ma il segreto. Generalmente lo faceva. Gliel'ho messo anche nei 10. Come? Tra belli del nome gliel'ho messo Mastro. Quindi il segreto per conto. Cioè, era delegato evidentemente, no, lo faceva con delega che l'amministrazione del signore gli mandava. Quindi il signore come sta a Palermo, la sua amministrazione di Palermo, guidata dal principe da Scappanis e da Scappanis, mandava una delega al segreto di Avola, il quale davanti al notaio a Avola o a Palermo o a Siracusa, a seconda, facevano questo benedetto appalto, come si fa davanti ai notai, con certe condizioni. Ecco, alcune condizioni sono queste. Quindi dare X soldi per per esempio per le famiglie povere, che c'era anche questo, che anche questo dovremmo studiarlo, perché è un fatto molto affascinante. Tutti questi istituti che ci sono fino ad oggi a tavola c'è stato, che si davano i soldi per le ragazze che si dovevano sposare, non vi sembrano cose astratte, sono state cose concrete. Cioè c'è stato un rapporto nell'Avola del 400, del 300, del 500, del 600 e poi, per cui c'erano privati o direttamente l'università o direttamente l'amministrazione di questa parola, che davano, stabilivano un X per fare, diciamo, per favorire i poveri. Sì, e molte erano legate, a volte erano altre forme evidentemente, no? C'è un legato famoso per la chiesa di San Giovanni, già da Tavola Antica e da Tavola Nuova, cioè. Quindi alla fine del 400 questa struttura di cui stiamo parlando era completa, era efficiente, eccetera. In questo quartiere che oggi c'eravamo natagliata delle Balze, nel documento lo troviamo scritto De Balzes, Balteorum, eccetera. Era un quartiere che scendeva, quindi da Corippo di Sopra c'è Suso, vi ricordate l'altra volta? Quindi c'è il castello, il quartiere di Suso, l'amico nostro Morale l'ha fatto un po' troppo distaccato, c'era il quartiere di Suso e a sinistra di chi guardava c'era il quartiere delle Balze. Era il quartiere più popolato. Anche se il quartiere di Suso era più pianeggiante. Io anche questo intendo Suso, questo è Suso pure, perché c'è però certo, dell'orologio. E infatti bisognerebbe metterlo qua. Il quartiere delle Balate, scusate che l'ho letto in diversi documenti. Delle Balate. Balato, Balatazze. Balatazze. Questo non lo so sinceramente, ma se corrisponde a Balza, va bene, il resto... La terminologia, ora aggiungo qualcosa. No, io ho letto il documento originale, ecco, Balato, Balatazze. Se si riferisce a Balza potrebbe darsi dall'assonanza. E allora dicevo, questo benedetto quartiere delle Balze era il più popolato, assieme a quello di sopra, meno popolato, ma popolato è quello del Troncello, invece poco popolato che risulta autonomo come quartiere è quello delle Marche, che soltanto nella censurazione del 500 risulta quartiere autonomo. Prima, data la vicinanza con la parte alta, risultava appunto tante volte nella numerazione
legato al quartiere di Suso. Naturalmente era meno popolato perché era più scosceso, sostanzialmente, no? Nel quartiere tutte queste cose sono poi chiuse dalle mura. Questo è uno dei temi che noi ancora abbiamo, che dovremmo risolvere. Io, come dicevo prima, non me lo vorrei campare, però non si mai. Ecco, dicevo prima, l'Aula antica aveva le mura, non c'è dubbio. Queste mura però, come erano combinate? Non erano grandi come le mura di Notre Dame, per esempio. Perché le mura di Notre Dame, non dimentichiamo che sono mura fatte nel 1500, in un momento specifico, particolare, quando c'è il pericolo dei turchi, e allora Noto, la classe dirigente di Noto costruisce le mura a proprie spese, però ottiene in cambio tante agevolazioni dalla monarchia e nei confronti dei vicini come Aula e nei confronti dello Stato. Faccio un esempio. Il diritto, per esempio, di pascolo, no? Che prima si esercitava ad una distanza X da Aula, dalle mura di Aula verso Noto, supponiamo 4 chilometri, fino a 4 chilometri, gli aulesi avevano il diritto di pascolo, no? In territori, anche se fossero di Nutriciano. Ecco, in seguito a questa operazione di costruzione si restringe, quindi si dà un'agevolazione maggiore a Noto perché sono loro sostanzialmente che con i loro soldi fanno le mura del 500 che vengono chieste da Gonzaga, dal De Vega, eccetera, eccetera. Invece le mura di Avola nel 500 subiscono un problema. Il terremoto del 1542, che è un terremoto tremendo che c'è nella nostra zona, distrugge le mura, parte del castello. Abbiamo una comunicazione che fa il marchese di Avola, Giovanni d'Aragona, una comunicazione a Madrid, lui elenca i danni che ha subito Avola. Altri comuni sono stati distrutti, tipo Sortino, subiscono danni enormi. Anche a Noto c'è gente che muore in questo... Però poi il muro viene rifatto, viene sistemato, ma diciamo la grande funzione che aveva prima rispetto agli armamenti nuovi, perché nel 500 ci sono una crescita degli armamenti, sistemi più moderni, no? Cannoni, tutte queste cose che prima non c'erano. È chiaro che le mura, se non sono doppie, se non sono triple, servono di meno. E soprattutto sul piano topografico, ecco, queste mura arrivano dove noi ci siamo fermati la prima volta, dove c'è il Belvedere. Il primo Belvedere. Noi camminiamo un pochino, fondo, come se salissimo verso Aula Antica. Lì, quella zona, evidentemente oggi è scarsamente leggibile, perché la strada che c'è stata fatta è una strada che ha modificato moltissimo, anche perché, diciamo chiaramente, in tutti questi anni molti di questi nostri amici che si sbattono e battono e controbattono e superbattono per Aula Antica, l'unico interesse, in parte legittimo credo, che questa gente ha avuto è stato sempre chiedere allargare la strada. Lo fanno per Aula Antica, non è che lo fanno per loro, no. Siccome loro da Aula Antica ci stanno, quindi veramente i ragazzi pensano che una strada più larga possa essere più utile, e mi pare anche giusto. Ma del discorso che noi facciamo non gliene frega proprio niente. Quindi quando sentite per la parola vecchia, e un certo, non posso fare un nome, ex sottosegretario, ma il nome non l'ho fatto, che sembra ha detto nella sua vita che ad Avola non c'era niente, insomma, no. Ci fu Nicola Cusano che nel 400 scrisse un libro, il cardinale Nicola Cusano, che si porta a Roma nella chiesa di San Pietro in Vincoli, se vuoi ci andare, San Pietro in Vincoli, che è una splendida chiesa dove c'è il famoso Mosè di Michelangelo, se ci andare. Lì c'è sepolto il cardinale Nicola Cusano, era un tedesco. Era un filosofo, un teologo di... E tra le opere che Nicola Cusano scrisse ce n'è una, De docta ignorantia.
E io pensavo, per volerli giustificare, no? Questi qua ex sottosegretari ai beni culturali, con tutte queste scienziate che scrivono libri, su tutti gli scienziati, ecco, io ho pensato che magari non sapevano forse, certe cose, e quindi noi li perdoniamo perché non lo sapevano. La cosa grave è però perché se ne occupano, perché uno può essere ignorante, dice, vabbè, perché non è ignorante, anzi, è un fatto positivo, perché uno possa imparare. Cioè, sono ignorante, ma per una cosa, non taccio però pallone. Vado alla mia condanella, cioè, che fa? Anche se io sono su di Vicciarelli, se è il nome degli anni, insomma, però, io mi dice, a colpire così la palla, a colpire la banana, a stupare così la palla. Cerco di imparare. Ma quando uno è convinto che è doctus ed è nello stesso tempo ignoranza, capite che è un dramma, è come un scecco che non si rende conto che è scecco. Faceteci caso, diceva un anno, rare l'acqua scecco che non aveva sito, e ci fotte a vagliare. Era una grande verità, cioè se c'è uno scecco al quale io voglio spiegare, scecco, come faccio a convincerlo? Se c'è uno babbo, c'è uno stante, grazie a Dio, per il bene, no? La faccia a questo scecco, tempo perso. No. Ora io rispetto a tutti, ma che ci parlo? Che evidentemente mi è capitato tante volte, specialmente quando facevo politica, io no. Allora c'erano tante care persone che uno si fa mai, e che devono spiegare. E tu sentite, vabbè. Certe volte mi guardai il mio consiglio comunale che mi vedeva una mala parola, no? Ma io le vedevo tutte mala parole, non vediamo, c'erano. Specialmente dalle gloriose sinistre. Sempre chiede. Ma sempre chiede, ma anche io non assai mai ride, però avevano ragione sempre loro, Urso, per vostra tranquillità, non c'è dubbio su questo. E allora, andiamo a noi. Quindi, le mura, stavo parlando delle mura, mi pare, no? Sì, le mura. Quindi. Sono proprio a Belvedere, mi detto in fondo. Perfetto. Si passa, si cammina, ecco. Le mura dobbiamo pensarle dove c'è la strada. Oggi non ci sono, allora queste mura com'erano? In alto, giustamente, poi lo vedremo, c'era, le mura andavano fino in alto e c'era la porta di sopra. C'era il castello e accanto c'era la porta di sopra, la porta sovrana, la porta superiore, viene chiamata nei documenti, no? E ancora si vedono i resti sotto la strada, perché non dobbiamo dimenticare che la strada che c'è attualmente è una strada molto alta, di alcuni metri sul livello, però sotto la strada, quando ci andremo, si vedono ancora i resti della fortificazione, per cui c'erano queste mura con la porta che poggiavano sul lato sinistro, quindi quella era la porta sopra, ma c'erano altre porte da voler dire, troviamo altre. La porta delle Vexi, la porta delle Vexini, Vexina. Io ho trovato che si chiamavano così, per, forse per una famiglia che non era olese, era da olese, ma erano Vexi. Quindi per dire che la gente lo chiamava così perché erano vicino alla casa di queste persone. C'erano le mura dello porco, c'è scritto anche questo. Quindi ci sono diverse porte, questo è chiaro, la porta marina, ci sono diverse porte. Già la stessa terminologia delle porte ci fa capire le mura come andavano, no? Quindi le mura accompagnavano evidentemente tutto il paese, dall'alto fino al basso, e il problema vero si poneva nel basso. Perché cosa chiudevano queste mura qua sotto? Chiudevano intanto il quartiere base, cioè questo quartiere qua lo chiudevano, senz'altro sì. Perché anche qua lo sappiamo, perché sappiamo da un atto del notario Calvo nel 600 che la chiesa di San Giovanni Battista è attaccata alle mura, fuori dalle mura. E siccome sappiamo anche San Giovanni Battista era qui, di fronte al convento di Santa Maria del Gesù, evidentemente San Giovanni Battista era qui nel quartiere di Balzi attaccato alle mura.
Ma fuori o dentro? Fuori. Fuori. Io ho due documenti a casa dove c'è scritto espressamente fuori della cura. E andavo a finire di fronte al monastero, al convento di Santa Maria del Gesù, all'orto per la precisione, sì, la parte della torre. C'è sotto, naturalmente quando parliamo di questi quartieri non dobbiamo pensarli come se fossero comuni diversi, parliamo sempre dello stesso comune, quindi c'è Basso, quando c'è Troncelli, sopra c'è, no? Di sopra c'è il quartiere di Suso, cioè non è che dice beh, fra un quartiere e l'altro c'erano 500 metri di distanza, evidentemente no. Come ora, cioè, erano attaccati. Tanto è vero che se abbiamo nel quartiere di Troncello, alla fine del 500 si costruisce, non ho mai capito se si costruisce che se no o si allarga, la chiesa di Sant'Antonio di Padova, che il nostro popolo chiamava e chiama Sant'Antonino. In effetti Sant'Antonino è un centro vivo secco, che Sant'Antonino, per la cronaca, è un altro santo, era un domenicano, arcivescovo di Firenze nel 400. Il nostro viene chiamato Sant'Antonino e Antonio di Padova francescano, solo per distinguerlo dal primo, Sant'Antonio Abate. E dove era la politica? La chiesa dove si trovava? Nel quartiere Balzo. Naturalmente, comunque preciso. Dovrebbe essere nella parte proprio più bassa delle Balze. Dovrebbe essere nelle Balze. Quasi a confine con Troncetto. La parte bassa, insomma, forse. Ho qualche dubbio su questo. Sì, sì. Questo lo sostiene la mia amica Francesca. Ma. Come? Quando una volta sono andato da sua e mi ha fatto vedere quella tesina di una sua alunna con tutti gli altri notarili del 1600, ho trovato tipo degli altari, perché ho fatto gli altari con poi tutto l'albero genealogico, un altare che era stato sepolto in una tomba, in una cripta, ed era vicino alla chiesa di Sant'Antonio Abate, se non mi sbaglio, però devo controllare. Certo, stiamo dicendo che Sant'Antonio Abate era una chiesa importante, la volontà, più importante di quando non si ad Aula Bosa. Ed era la chiesa vicina sostanzialmente alla famiglia Loreto, cioè fra tante famiglie più ricche. Ecco, i Loreto da Lombardia avevano un rapporto più diretto con la chiesa di Sant'Antonio. Loreto. Sia antigamente nella vecchia aula fino al 1800, che poi muore un sacerdote, nella famiglia c'era sempre un prete che esercitava nella chiesa. E allora sto dicendo proprio in quella chiesa, proprio nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Sto dicendo, la chiesa di Sant'Antonio Abate si trovava nel quartiere Balzo, era una chiesa importante, era diciamo il punto di riferimento di alcune famiglie ricche. Una di queste era il Loreto. Scusi, posso fare una curiosità? Voi che intenzione di questi quartieri, cioè la gente che popolava questi quartieri, cioè che livello che era? Che condizione era? Vengo subito, è una buona domanda. Ti rispondo subito, quando veniamo a queste cose ti rispondo. Il quartiere la chiesa di Santo Nebate, cioè una chiesa importante perché intanto è una chiesa più antica di Sant'Antonino. Quindi è una di quelle chiese noi già troviamo alla fine del 400, quindi già c'è questa chiesa. Quindi nella fase di sviluppo della città, la chiesa di Sant'Antonio è una chiesa già costruita. Perché anche? Perché Sant'Antonio nella storia della chiesa, della comunità cristiana, è stato un santo importante. Per una serie di ragioni. Agostino, Sant'Agostino, ci racconta nelle confessioni ci dava una notizia importante, che circolava una vita di Sant'Antonio quando lui era, che lui lesse e che diciamo lo turbò moltissimo, perché Sant'Antonio era uno ricco e seguiva la lettera e l'insegnamento di Gesù. Quando Gesù parla con lo giovane ricco, non sulle vostre reminiscenze evangeliche, ad un certo punto Gesù ci dice a fare chisto, e io, il giovane ci risponde: Signore, ma già io questo lo faccio.
Bravo, ci disse Gesù. Se vuoi essere veramente un mio discepolo, lascia quel bene, vendi tutto quello che c'hai, dallo ai poveri e seguimi. Il giovane ricco se ne andò turbato perché era ricco. Antonio, nella sua vita, meditando su questo episodio, invece decise di lasciare tutto. Aveva una sorella, lasciò tutti i beni e se ne andò a fare l'eremita nel deserto dell'Egitto. Queste non sono leggende, sono fatti storici. Attorno ad Antonio si sviluppò un primo fenomeno di grande, diciamo, eremitaggio cenobitismo, per cui divenne, diciamo, il punto di riferimento dei cenobiti dell'Occidente. La sua vita ebbe un grande rilievo nella vita di altri, diciamo, la vita di Agostino, perché quando Agostino legge la vita di Antonio, diciamo con un termine chiaro, Agostino è in crisi. Agostino era un grande intellettuale, professore dell'università, filosofo, era un uomo geniale, ed era in crisi perché aveva fatto un'altra fila, era stato manicheo, poi era stato neoplatonico, poi eccetera eccetera. Ad un certo punto entra in crisi realmente, insomma, no. Quindi questo episodio di Antonio, che lui legge, lo spinge ulteriormente nella strada della conversione, diciamo, no? Quindi nella vita di Agostino Antonio sarà sempre fondamentale, anche se poi Agostino, ripeto, farà volta, sarà un grande filosofo, un grande eccetera, eccetera. Quindi, prima cosa, l'incidenza di Antonio nella spiritualità e nella cultura popolare occidentale è stato enorme, enorme. Secondo fatto importante, nella devozione popolare nostra, ma non solo di aula, della nostra regione, Antonio viene collocato, viene rapportato alla pastorizia e, diciamo, agli operai che lavoravano nella pastorizia e attività simili. Infatti, quando voi vedete rappresentato Sant'Antonio in tutte le immaginette, le cose, lo trovate come protettore degli animali, dei porci, eccetera. E questo è vero, nella tradizione popolare nostra, specialmente nostra, eccetera, viene considerato. Quindi anche questo rende il suo culto molto importante, perché in società agricole come quella nostra di Aula nel 300, nel 400 e di Novi, di tutti, il culto di questo santo è un culto molto importante. Quindi attorno a queste due grandi motivazioni ci sono, si raccolgono ad Aula Antica tante persone, anche ricche. Poi, fatto importantissimo, nella chiesa di Sant'Antonio ad Aula ci sarà una confraternita, altro fatto importante. Anche questo, caro Basile, andrebbe studiato, la confraternita ad Aula sarebbe uno studio, bravo, sarebbe uno studio meraviglioso. Le confraternita ad Aula hanno avuto un ruolo importantissimo. Poi lo Stato... Se ne trovano documenti? Sì, a livello di bombe. Ma è evidente questo, caro. Allora perché facevano queste confraternite? Le confraternite si facevano per tante ragioni. Quelle di Avola si trovano qualche cosa. Di Ma non ci sono di Avola nuova e di Avola antica, non possiamo trovare. Io di Avola antica non ho fatto ricerche specifiche. Lei certamente. Io ho fatto quelle di Avola nuova. Bisogna studiare, ognuno di noi deve dare il suo contributo. E se si dà il contributo, intanto si capisce questa città. Perché se la storia serve anche per questo. Questa città non si capisce, la sua organizzazione operaia, questa tradizione. Ignorante, città ignorante. Sì, però è un termine, ancora da ora. Sì, ma è un termine generico. Io la penso come lei, ma un termine generico. Ma ci sono tante cose che ci spiegano questa città. Quando poi ci sarà lo Stato cosiddetto liberale, dopo il 1861, quando nasce il Regno d'Italia, e i famosi piemontesi vengono nel sud a liberarci, dice che ci hanno liberato loro, bontà loro, insomma, no. Succedono dei fenomeni simpatici. Voi non avete fatto caso. Da noi, Corso Garibaldi, di Sant'Antonio, Corso Garibaldi. Quello era il Casso, era la strada più importante, no? Perché passai eravanti
alla matrice e davanti, diciamo, non dico al municipio, ma infatti da ribalta, quando era piccinino, temi campagna elettorale, a sinistra era messo Giuseppe Garibaldi e Comugnano, e mi si è posto di favoce il mattello. Udamolo con bella fine del Sant'Angano, vista la lista dello poveretto. Perché nel 48, nel 48 fecero, non solo loro del popolo, siccome non c'era blocco del popolo, sì che poi verso l'elezione. Si chiamava generalmente il posto. Era il casso. La via del casso. E allora l'Aula hanno dedicato a Garibaldi. E allora, il municipio Garibaldi e Mazzini. Palazzo Garibaldi. Sì. Teatro. Teatro. Teatro Garibaldi. Ah, cosa si bada poi fu Teatro Garibaldi. E io mi sono sempre chiesto, ma sto Garibaldi? Ma la musica ne capia? Non credo che fosse un grande musicista, no? Allora ho cercato negli anni, sbattere ma la testa. Poi c'è Ravana, ma dire, ma quando sogno colpetta? Ci pensano Garibaldi anche al teatro, però non sono banalissimo. Sono sbagliato anche Modica, Modica è teatro Garibaldi. C'è anche. Sì, perché sono nati quegli anni e tutte sono fino all'800 gli hanno dato. C'è una cosa. Ma soprattutto su Garibaldi. Ma da tutte queste poste si accoltare. A Napoli non c'è mai stato. No, a Napoli mai, appunto. Ma perché c'è misura Garibaldi? Per me non è molto semplice. Ecco, un'altra ricerca se potrebbe fare. Se voi fate una ricerca sulla massoneria d'Aula, a Aula c'era la massoneria. Come non c'era la massoneria? C'era la loggia Iblea e abbiamo molti nomi in più di un elenco. Io c'ho 3-4 elenchi di quegli anni. Come? No, i pastori Iblea sono una cosa letteraria che fanno riferimento all'Arcadia. Questi sono i massoni. Nella seconda metà dell'Ottocento d'Aula c'è una loggia massonica con i nomi. E di questa loggia massonica facevano parte molti ricchi del tempo, abbiamo anche noi, no? Quello che mi ha sempre sorpreso è che di questa loggia facevano parte anche dei barbieri, sì. Sinceramente non l'ho mai capito perché. Barbieri perché forse... Vabbè, ma con la loggia massonica, comunque non lo so perché ci sono anche dei barbieri, ma ci sono i nomi di molti ricchi di Aula del tempo, i quali ricchi erano anche consigliere comunale. Che poi risultano come consigliere comunale, anche perché allora se diventava consigliere comunale il rapporto alle tasse che si pagano. Fino al 1882, poi si fa la riforma elettorale, si allarga. Va a votare la gente in rapporto a quanto paga. Ad Aula chi andava a votare, gli iscritti alla lista elettorale erano il 2%. Quindi su 12.000 abitanti, per capirci, gli iscritti, fate voi il conto, erano attorno al 2%. Io ho visto, quando ho fatto ricerche in queste cose, ce l'ho fra le mie carte anche queste, 220-270, il massimo è quello, insomma, in quel periodo. Quindi chi sostanzialmente poteva votare erano chiesti. Fra di loro non votavano tutti, naturalmente, no? Quindi... La vicenda qua di Aula l'avevano in mano poche famiglie, la maggioranza era massone, Garibaldi era massone, è chiaro che ci sono Garibaldi a tutti i bagni, insomma, no? Perché era massone, come dire, insomma. Anche c'era una politica nazionale che era quella di uniformare, no? Giusto? Come nelle zone di una certa parte d'Italia, c'è via Gramsci, via Lenin, via Chisto, via Chino, via Lauto, eccetera, eccetera. No. Lo facevano in grande, già prima di questi nostri amici e compagni, già l'avevano fatto questi liberali massoni nella seconda metà dell'Ottocento. In ogni città d'Italia, se vuoi fate caso, c'è via Manin. E ora, se io domandassi, ma sto Manin, qual era? Boh, via Manin. Giusto? Via Milano, Venezia, Napoli, nella stessa logica, via Cavour, via Mazzini, via Garibaldi, via Cialdini, via Chisto, via Chisto, no? È chiaro, vogliono omologare tutto come fanno anche oggi attraverso le televisioni, attraverso le radio, no? Sì, ma almeno fino alla vittima della mafia sono state vittime, ma c'è, stiamo bene. Allora gli stavo dicendo, ho perso il filo, un'arma arrivata,
Garibaldi, Garibaldi, il Cassolo, la via del Cassolo, e l'altra via, quella che scendeva dalla cosiddetta stazione, sì, come si chiamava? Via Noto nella parte alta e via Siracusa nella piazza Noto, era piazza di Sant'Antonino fino agli anni venti, a piazza di Sant'Antonino, sì sì, fino agli anni venti, mentre stanno lavorando nel palazzo Tiralongo Coniglio, io c'ho una fotografia del tempo ingrandita, però ancora stanno lavorando nel palazzo, e la piazza che è la piazza Nova, e la strada che porta a Nova, via Nova. Sì, San Giovanni è uscito in Siracusa, perché era ciò. E allora? L'importanza delle mura. Quindi dicevamo l'importanza delle mura, a tavola antica stiamo parlando. Il quartiere delle Barze si conclude murato. Ci sono le mura che chiudono il quartiere delle Balze, ma detto che è sulla costa della collina, va bene? Quando poi arriva l'assunta, ci sono le mura e davanti c'è la strada, la cosiddetta strada regale, che poi entra dentro il paese. Naturalmente quando diciamo la strada regale, parliamo sempre di strade del 1300, del 1200, del 1400, insomma, no? Dove si riusciva ad andare col cavallo, con l'asino, insomma, la strada saliva, arrivava vicino al castello e poi usciva dalla porta soprana, che era stretta, non è?